Sono le 4 di mattina e ho avuto la brillante idea di prendere un treno che parte tra un'ora e arriva alla frontiera con la Cambogia. Non so nulla di quello che succederà, che città andare, dove andare a dormire, nulla. So soltanto che è tempo di andarsene da Bangkok. Vamonos! E non vedo l'ora di abbandonare questo posto della perdizione. E dopo un po' non riesco proprio a reggere. Ci è arrivato proprio il momento di dire: prega coglioni. Allora, una cosa incredibile di Bangkok, che è estesa per un'area gigantesca, però in qualche modo, almeno a me, ha dato sempre l'impressione di essere relativamente piccola. Nel senso che non hai molta percezione su Google Maps di quanto siano le distanze. Almeno a me viene da dire: vabbè, vado qui, vado lì come se non fosse niente. Tipo ad esempio adesso la stazione mi sembrava vicina. Sono 4 km di distanza e ci serve qualcuno per andarci. Sicuramente a piedi è un po' difficile. Ottimo, qui di mattina c'erano dei tuk-tuk, non c'è nessuno per strada. Adesso anche trovare qualcuno per andare potrebbe essere un problema da risolvere. Ma lo risolveremo, spero. Ci sono tanti modi per andare in Cambogia. Ho deciso di prendere il treno perché non sapevo precisamente in che città andare. E quindi ho detto: prendo il treno dalla Thailandia e vado in Cambogia. Che Cambogia in realtà non è proprio preciso dirlo, perché porta al border con la Cambogia, cioè quindi porta al confine da poi attraversare. E per farlo c'è questo treno che è molto importante, poiché indovinate quante ce ne sono durante la giornata? Solo due. Uno, quello che sto prendendo adesso, è uno molto più tardi, che però arriva troppo più tardi, quasi al tramonto. Ovviamente, non sapendo dove andare, non sapendo cosa fare inizialmente, non è proprio il massimo trovarsi ad andare in un nuovo paese al tramonto. In realtà è un po' un casino. Meglio andarci il prima possibile, a discapito del sonno, che vi posso assicurare è stato letteralmente un optional oggi. Qui c'è un po' più di vita, vediamo se riusciamo a trovare il passaggio. Forse lui può rappresentare la nostra salvezza. Taxi. Mi sa che era un guardio. Train station. Weather data. Let's go. Allora, in Thailandia, oltre ai tuk-tuk, la vostra salvezza, se volete risparmiare, sono loro. Hello. Nuovo giorno, nuova avventura. Allora, perché in realtà i tuk-tuk sono famosi a Bangkok e forse da qualche altra parte, questo non lo so, dovreste vedere più i video di Human Safari per queste cose. Non sono informazioni che so darvi, però so che in realtà i veri taxi sono questi motorini. Infatti anche nei paesini più inculati ci sono. Paghiamo questo onesto lavoratore. You change? Io no, c'è. Ah. Chiedo taxi. Sorry. You can change. Con grab. Okay. Thank you. Mi 40. Thank you. Con grab. Anche questa è andata. Adesso dobbiamo cercare solo di prendere il biglietto. 40? 49. Can I pay with card? No, non Visa. Only cash. Only cash. Cioè, questo biglietto costa 1 euro per 4 ore di viaggio. Comunque, il binario dovrebbe essere il binario 6. Stazione letteralmente deserta. Questo dovrebbe essere il treno. Dure come poche cose al mondo, senza aria condizionata e per lo più desolato. Vabbè, è uguale al treno nel quale mi sono fatto 14 ore per arrivare a Bangkok. La cosa che però fa estremamente piacere è scoprire che alla testa del treno non c'è niente. Arriverà. Sono nemmeno le 5 di mattina. Partiamo alla grandissima. Siamo partiti, fortunatamente non c'è nessuno. Posso stare un po' più comodo. Fatto sta che ci aspettano 4 ore di viaggio. Questo treno non ho visto nessun turista. È un po' strano per essere a Bangkok, perché probabilmente ho preso il mezzo più scomodo, all'ora più scomoda che si potesse prendere per andare in Cambogia. Va bene così, ci vediamo dopo. Adesso dormo un pochino. Sempre la solita storia. Qui non cambia niente, però devo dire ormai mi sono abituato ai treni così. Il paesaggio sta cambiando completamente e per quanto riguarda il sonno, un miraggio. Segreto non affacciarsi.
mi sembra di non aver mai sentito così tanto caldo prima d'ora. Sono sceso dal treno, ho fatto niente, ho cominciato a sudare. Tu vi sa fu? Vi sa Cambodia? C'è un bordello qui, ho visto che ho sbagliato strada, perché per entrare in Cambogia si va di là. Questa è la dogana cambogiana. Mi sa che devo passare prima di qua. Ok, ho fatto un errore tecnico, quella alle mie spalle giustamente era la frontiera della Thailandia, perché mi dovevano ritimbrare il passaporto. Questa è la frontiera della Cambogia. Ecco qua. Bello, paesaggistico. Ad entrare siamo entrati. Quella è la frontiera. Appena entrato ci sta una miriade di persone che ti braccano ovunque. Ah, dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Autobus, quello, quello, quell'altro. Però a me quella confusione lì non mi piace. Ed è proprio per questo che ogni volta che vado in un posto dico: fermi tutti, avete rotto il cazzo, state fermi. E tipo mi rintano un attimo da qualche parte per fare un po' il check della situazione. È importante. In realtà sto facendo tutto un giro enorme. Sono finito in una zona dove stava un sacco di casino. Almeno così sembra. Però il mio obiettivo adesso, prima di partire per qualche città, fare un attimo di rinfresco, perché sto un po' KO. Avrò passato altri tre casino come questi fino adesso. Pazzesco. Qui in mezzo a casino, baracchini, c'è il negozio della Samsung. La mia salvetta. Qui o si paga in dollari o nella loro moneta, che ancora devo capire qual è. Ho preso un po' di acqua, qualcosina da mangiare. Non smetto di sudare continuamente, è una cosa terribile. Ho preso anche la sim dell'internet. Adesso sono in una città di frontiera, quindi devo capire cosa fare. Sono indeciso se prendere un autobus oppure provare a fare l'autostop. Sono veramente molto confuso in questo momento, ho bisogno un po' di riposarmi. Teoricamente dovrebbe essere carne di maiale, sa tutto tranne che di carne. Questa ci sta, Red Bull in vetro. Comunque, a prima impressione, le dinamiche della Cambogia sono molto simili a quelle della Thailandia, però a primissima impressione. A livello di traffico più o meno la stessa roba, i supermercati ci sono i 7-Eleven. In questo momento sono estremamente confuso e stanco. Questo vlog sarà una wallera, però è la verità. Bangkok, veramente mi sono fatto distruggere da Bangkok. Non me l'aspettavo, ma è stata una città bella tosta. In più vi dico come mai sono venuto in Cambogia adesso, che in realtà è stata anche la mia fortuna. Ed è stato perché mi scadeva il visto in Thailandia e quindi me ne dovevo andare. Quindi me ne sono dovuto andare. E vi dico con mia grande fortuna che mi scadeva il visto, perché se no altrimenti probabilmente sarei rimasto più tempo a Bangkok mi sarei impantanato. Invece, per quanto mi riguarda, la vedo come una sorta di benedizione. È già passata più o meno un'oretta, sono fatto amico lui, inizia video, che mi ha aiutato tantissimo con la sim con internet che sta uscendo scemo. E anche Apple. Ho pure ricaricare il powerbank. Ora però sono circa le 2:30. Ho deciso di provare a fare l'autostop per Phnom Penh, che dista più o meno 3 ore di macchina da qui. Vediamo quello che succede. E direi di andare. Bye. Thank you. Bye. Farsi amico lo staff del 7-Eleven porta solo vantaggi. Ecco. E anche il tizio che fa il guardio al centro commerciale. Bene. Si comincia una nuova avventura!